Bentornati a tutti. Oggi è domenica, 28 maggio, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Scorpione. Segno fortunato. Un bella domenica di quasi estate, da non perdere. Non perdetevi tutte le chicche di questo bella domenica di quasi estate, con la Luna, Venere, Saturno e Nettuno tutti dalla vostra parte. In questi giorni potete rincontrare tutti i vostri affetti, famiglia, parenti, amici, l'essenziale sarà farlo con classe, evitando di mescolare ruoli e caratteri incompatibili. Perfino Urano, che vi dà sempre contro, camomillato dal vicino Mercurio mostrerà una faccia sorridente, gli altri vi sorprenderanno con trovate piacevoli e racconti intriganti, la crisi li ha cambiati, in meglio però. Lo stesso si può dire di voi. Avete imparato ad apprezzare ciò che la vita vi regala e a vedere negli altri il lato migliore, questa sì che è una grande lezione, che si riallaccia al saggio proverbio non tutti i mali vengono per nuocere. È un uomo in vista, decisamente autoritario e severo, particolarmente attento alla sostanza. Un uomo in divisa, un uomo che ha autorità. È un professionista, come un medico, un avvocato. Un giudice, o che per motivo del suo lavoro indossa una qualunque divisa. E il marito, il fidanzato, il padre severo, l'amico intransigente. Fondamentalmente prospetta un riordinamento nella propria vita e una più severa rivalutazione dell'amore. In amore tutto sembra filare per il meglio, tuttavia cercate di confrontarvi con il vostro partner e risolvete i piccoli problemi che incombono sul vostro rapporto. I single dovranno pazientare ancora. Date spazio alle vostre ambizioni, Marte vi aiuterà a lottare per il successo in tutti i campi. E i nati di giovedì dalle 23 alle 24 avranno una piacevole sorpresa o notizia. Il perdono sia la logica conclusione di vecchie storie, perdonando di cuore riceverete nuove forze ed energie. Il rancore favorisce solo l'influsso funesto di Mercurio e Marte facendovi vivere momenti di ansia e stress. Chiarite subito con una persona a cui tenete gli assetti di un problema prima che risulti irrisolvibile. Non mancate oggi di rispetto a un vostro parente. La persona che avete nel cuore oggi si comporterà in modo strano e incomprensibile. Meglio attendere un po' ancora prima di prendere quella decisione che vi sta a cuore. Lavoro bene. Studio altrettanto ma in amore siate molto riflessivi. Datevi da fare oggi per un progetto che vi sta a cuore. Qualunque sia è giunto il momento di cercare di attuarlo oppure di rinunciarci per sempre. Il coraggio non trovi in voi alcuna paura. Se state pensando di organizzare una serata in compagnia di amici o di persone a voi gradite, sappiate che oggi è l'occasione giusta per farlo. Un po' di distrazione dai vostri consueti impegni potrà essere molto utile. Attimi di tenerezza guastati da un Marte imperioso che disturberà non poco in serata il vostro umore. Siate forti e respingete ogni attacco alla vostra pazienza. Momenti di tenerezza con il partner. Una cena di lavoro o romantica potrebbe sfumare, causa influenze o imprevisti vari. Sapete benissimo che la vostra coscienza vi incita a fare di più. Perché ultimamente siete stati troppo negligenti sul lavoro e questo potrebbe crearvi qualche problemino in questa giornata. Non preoccupatevi di eventuali incomprensioni in amore se siete nate alla fine del segno. Non siate restii a spiegare i vostri sentimenti, per poi chiudervi nel vostro silenzio. Per prima e seconda decade Giove, Mercurio, Urano, dal Toro e Plutone dall'Acquario. Continuano a mettervi qualche bastone fra le ruote pure oggi, siate guardinghi e prudenti e soprattutto non vi lanciate in imprese troppo impegnative per il vostro spirito equilibrato. Per fortuna tenete botta. Venere e Luna, Saturno e Nettuno sono tutti dalla vostra parte e attutiscono gli eventuali danni. Il Sole in Gemelli oggi ha poco da raccontarvi, se non attraverso le trame dei sogni, sempre illuminanti. Più vicini a voi, sia in senso emotivo sia concreto, la Luna in sestile e Saturno in trigono, opposti tra di loro ma entrambi amichevoli nei vostri confronti. Per i cuori solitari gli amici si rivelano ancora una volta una compagnia preziosa. Anche per i vostri ragazzi, magari in crisi per il primo amore o magari per i risultati non entusiasmanti a scuola,
Una giornata in compagnia sarà una vera medicina, in grado di restituire loro la perduta serenità. Amore ed Eros. Beccarsi con il partner è un attimo, ma è anche un attimo fare la pace, e il letto ne sarà testimone delle vostre dolci baruffe seguite da dolcissime riconciliazioni. A una gita nel menage di coppia si inseriscono anche gli amici, muti testimoni del vostro andamento ciclico, sotto i baffi vi prendono amabilmente in giro, perché in confronto a voi la tempesta di Shakespeare e quella del Giorgione sono ben poca cosa. Venere vi rende seducenti e vi dona la forza di ammaliare chi vi ha attratto col suo forte sex appeal. Ma voi non siete ancora convinti, avete bisogno di capire, di approfondire. Saturno vi è fidato compagno con la sua saggezza e le amicizie fidate vi consigliano oggi nelle scelte amorose da compiere, in particolare con l'eliminazione di quel che è superfluo in amore, servendovi di un giudizioso senso della misura. Sarà Saturno a contribuire a realizzare i sogni nel cassetto, poiché il vostro cuore affamato capirà finalmente di volersi nutrire di emozioni uniche. Lavoro e denaro? Niente svaghi quest'oggi, non è domenica da spettacoli o escursioni, piuttosto seguite i vostri figli con la scuola ormai agli sgoccioli, vi faranno arrabbiare, ma la cultura e lo studio va portato avanti. Su questo argomento siete draconiani, scegliendo anche film e letture istruttive, non solo per loro, anche per voi stessi. Con gli amici vi piace sfoggiare la vostra preparazione su argomenti culturali profondi, tra le passioni filosofia, storia, esoterismo, ragione per cui anche oggi passate in biblioteca o in libreria per procacciarvi qualcosa di bello e di nuovo da leggere. Giornata lavorativa di incasso. Se svolgete la libera professione. La luna nella concreta Vergine vi fa arrivare gli introiti da voi attesi, specie se appartenete alla seconda e terza decade del vostro segno. Li investite per progetti importanti. Benessere. Sensazione di pieno benessere, già sentire il sangue e l'energia che vi scorrono nelle vene, praticando sano movimento, sono la conferma che siete in ripresa, sia in senso fisico che morale. Tornate a guardare al futuro con ottimismo e a sentirvi giovani, efficienti, vivi. Per lei, situazione paradossale, vi beccate pesantemente con mammina e chi prende le vostre parti stavolta? La suocera, il mondo sta proprio andando a rovescio. Per lui, voglia di acqua, di mare, di lago, subito appagata, finalmente compiaciuti per la vostra figura in costume. Sacrificare le serate in palestra durante l'inverno è stato provvidenziale. Colore delle emozioni, indaco. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 9. Finanze, 8. Benessere, 10. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace. Sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.